Da quest'anno può essere definito un evento petaloso. Ciò che è certo è che è un perfetto mix fra creatività, spiritualità ma anche tradizione, perché quando un evento si ripete e l'intenzione è quello di protrarlo nel tempo, non può che essere considerato tale. Parliamo dell'infiorata, in buona sostanza un tappeto di fiori che accompagna la processione del Corpus Domini. Siamo a San Marco Argentano, centro in provincia di Cosenza, dove il coro Jubilate Deo, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la diocesi, ha organizzato un evento che, al di là del colore, conserva una matrice religiosa. Tutte le associazioni del territorio hanno preso parte ad un'iniziativa in cui si incrociano coesione sociale e turismo. Quinta edizione che cresce ogni anno di più. La soddisfazione personale della nostra associazione, madrina di questa manifestazione dell'infiorata, praticamente la lancia 5 anni fa con l'idea di creare questo tappeto per il passaggio della processione del Corpus Domini. Messaggio che poi ha raggiunto tutte le associazioni che oggi si ritrovano numerose su questa strada per creare questo tappeto in onore di Nostro Signore. L'allegria, la gioia di vedere tanta gente, che è diventato anche un evento turistico, sinceramente piena la nostra soddisfazione. L'unione e il clima che si respira lungo le strade, insomma, della nostra città oggi è veramente bello, un clima di coesione sociale, di collaborazione tra le persone, e quindi sicuramente un bel ambiente, una bella occasione di stimolo, insomma, per tutti quanti. Già oggi nella nostra comunità ci sono diversi gruppi di turisti che provengono da diverse parti della Calabria che sono venuti proprio a visitare, a vedere le opere realizzate, per cui certamente questo può essere un'occasione, un evento di richiamo turistico e anche di rilancio turistico per il nostro territorio.